Nella puntata precedente. Racconto di un sogno. La stazione di Venezia, qualche operaio e ferroviere lavoravano ad aprire delle buche nel terreno. C'era una ragazza. Ella era distratta. La gettata di cemento, nell'attesa, mi appoggiavo a un muro non molto distante. Io e la ragazza eravamo rimasti soli, seguendola. Quello che le chiedevo sembrava troppo per lei. Ricordo che anch'io volevo prendere il motoscafo per seguirla senza successo. Invece, in un altro posto, ero riuscito ad arrivare. Sembrava una fortezza molto illuminata su un'isola da cui si vedeva il mare e altre abitazioni vicine. C'erano delle guardie, ma io ero libero di esplorare ciò che vedevo. Entrando in una stanza, una donna di una certa età stava zitta. Ella stava aspettando un uomo, che arrivò poco dopo. Egli era a torso nudo, con un paio di pantaloni corti, rossi. Questa donna e le guardie della fortezza credevano di avere a che fare con l'agente segreto James Bond. Al mio sguardo sembrava che quest'uomo presentasse un fisico troppo palestrato e provinciale per assumere il ruolo di quel personaggio. Interloquiva con la signora e due uomini in fondo alla stanza alle sue spalle. Questi ultimi avevano un aspetto da servitori di un capo che non si vedeva mai. Sembravano malefici e ottusi. Ero certo che non si trattasse di James Bond solo dopo l'arrivo di quello vero, vedendolo entrare poco più tardi nella stanza con noi. Aveva un fisico più magro e affusolato del suo sosia, ma con una muscolatura scolpita. Ero distratto in quel momento e non riuscivo bene a guardare e distinguere i loro volti. Il vero Bond non si era trattenuto a lungo. Dopo averlo visto uscire, pensavo ancora alla ragazza di prima. E se fosse stata anche lei sull'isola? Ella aveva preso il motoscafo, ma non mi aveva detto dove sarebbe andata. Quei due signori loschi, al di là di questo stanzone rettangolare con poca luce, stavano tramando qualcosa contro Bond, in vicinanza di un tavolo di ferro. In uno schermo televisivo, lì, alla parete, sotto forma di ridicolo cartone animato, in cui l'eroe a torso nudo, vestito con un perizoma rosso in tinta con i capelli, vedevo cosa i nemici avevano progettato. Lo volevano schiacciare con una pressa dal soffitto sul tavolo che avrebbero azionato tramite una leva situata in quella zona da qualche parte. Il fatto che James si sarebbe salvato era scontato. Io intanto osservavo da fuori il cielo plumbeo che non ostacolava la luminosità del sole nascosto. Successivamente ero a bordo di un treno.